questo grazie per tanti insegnamenti, per tanti rumori. Secondo pensierino, Gesù dice: chiunque crede nel Figlio ha la vita eterna. Questo significa che lui insegna. Sapete che Gesù ogni tanto si arrabbiava, perfino noi. E si arrabbiava da sempre quando gli chiedeva un segno. Si arrabbiava tanto che diceva: questa generazione perversa chiede un segno. Ma aggiungeva anche un'altra cosa: a questa generazione perversa che chiede un segno sarà dato un solo segno. Il segno di Giona. Qual è questo segno di Giona? Giona è il profeta che viene ingoiato da un pesce, su una frase. Rimane 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, fino a che viene restituito alla spiaggia. E allora vedete, è facile che questo simbolo di Giona diventi il simbolo di quello che accade a Gesù, che rimane 3 giorni e 2 notti nel ventre della terra. E poi viene restituito alla vita. Ma questo è anche quello che accade ai nostri cari, che noi pensiamo a volte perduti, per sempre. Anche loro sono stati seppelliti nel ventre della terra. E il Vangelo di oggi ci dice che vengono restituiti sulla spiaggia della vita eterna. E noi crediamo questo, se no non saremo lì. Se no ci piangeremo addosso. E invece vedete, il segno di Giona ci dà una gran bella notizia: sono stati restituiti sulla spiaggia della vita eterna. Ultimo pensierino: Gesù fa capire chiaramente da questo Vangelo che la vita eterna è per tutti, tutti. Noi oggi non possiamo capire bene questo. Lo capiva meglio il popolo di Israele, che pensava di essere il popolo eletto. Quindi c'erano quelli che stavano fuori, c'erano i pagani. Gesù fa capire che questo semplicemente non è vero. Non è vero. Perché Dio, nella sua generosità infinita, vuole che questa vita eterna raggiunga tutti. Allora, in questo momento oggi dobbiamo sentirci molto in comunione, non solo con i nostri cari, non solo con i fratelli, molti di noi si conoscono. Conosco anche tanti drammi che stanno vivendo, tanti figli che sono stati perduti. Non sono cose proprio queste. E noi dovremmo imparare a conoscerci meglio, ad entrare anche nelle storie degli altri. Ma io penso che questa sera noi dobbiamo sentirci in comunione non solo tra voi, ma con tutta l'umanità. L'umanità dei vivi e l'umanità di quelli che sono stati seppelliti nella terra e che sono stati restituiti alla spiaggia della vita eterna. E allora vorrei concludere con un'immagine che a me piace molto, un'immagine di Ernest Hemingway, che conoscete tutti. Non ti chiedere per chi suona la campana, perché la campana suona per te, perché noi siamo tutti uniti profondamente, non c'è nessuno straniero. Siamo tutti fratelli. E allora io penso che questa sera, mentre sentiremo questa lunga lista di nomi, noi dobbiamo rivivere ogni storia insieme ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Ecco, allora vogliamo mettere questi nostri sentimenti nella preghiera, diciamo insieme: ascoltaci,